Insomma, di essere qui anche oggi per questa puntata del TGOPG, una puntata che vogliamo dedicare interamente a tutte le cittadine e tutti i cittadini di Bergamo, di Brescia, di Cremona, del Nord Italia in generale, ma soprattutto di Bergamo. Ci siamo svegliati questa mattina con l'orribile immagine che non ci dimenticheremo mai appunto dei diversi camion dell'esercito che portavano via numerose bare dalla provincia di Bergamo e da Bergamo, perché appunto i forni crematori non riescono più a sostenere la quantità di morti. E per questo, insomma, noi, sapete, noi cerchiamo sempre di agire con la solidarietà. Ogni volta che c'è un'emergenza, ogni volta che c'è un problema, tentiamo di andare su quel posto, andare a supportare le organizzazioni, le associazioni che lavorano appunto sul luogo, i cittadini e le cittadine che cercano appunto di superare i problemi. L'abbiamo fatto con l'emergenza del terremoto, l'abbiamo fatto con le emergenze a Genova, l'abbiamo fatto in varie occasioni. In questa occasione ci sentiamo un po' strani, perché ovviamente dovendo rimanere ognuno chiusi nelle proprie case, siamo obbligati a stare qui, a non fare niente, a non poter dare una mano pratica appunto a queste popolazioni, e quindi crediamo che sia necessario oggi più che mai parlare di quello che sta succedendo, raccontare, non chiudere gli occhi, non far finta appunto che non sta succedendo niente, ma parlare e raccontare dalla voce diretta delle persone che appunto vivono su quei territori. Oggi abbiamo due ospiti, abbiamo Roberta Maltempi che è coordinatrice nazionale di Potere al Popolo e abitante di Bergamo. E abbiamo anche appunto Enrico, che è un lavoratore della grande distribuzione, attivista di Potere al Popolo Bergamo. E in più abbiamo un contributo appunto audio di Giuseppe delle BSA di Bergamo, che tra poco lanceremo. Prima di iniziare la puntata, però, vi vorrei fare un grandissimo grazie per tutte le donazioni che ci sono arrivate in queste ore, al crowdfunding che stiamo facendo per sostenere le nostre attività di raccolta, appunto di distribuzione, dei pacchi cibo e di beni di prima necessità, di aiuto pratico alle persone anziane o alle persone che non possono appunto uscire di casa, per il telefono rosso, ma soprattutto per l'attività appunto di distribuzione di questi pacchi che stiamo facendo in queste ore, e per l'acquisto non solo del pacco spesa. Oggi abbiamo fatto un'altra spesa di 500 euro grazie alle vostre donazioni, quindi continuate a donare, continuate a far girare il link che penso che insomma i miei compagni e compagne della comunicazione vi stanno mettendo sotto, ma soprattutto facciamo girare anche la notizia di questi pacchi spesa, facciamo girare la notizia dell'attività che stiamo facendo. Oggi è uscito un buon articolo di Repubblica, facciamolo girare perché è importante far vedere alle persone che stiamo facendo solidarietà, ma soprattutto abbiamo ovviamente bisogno di volontari, quindi scriveteci sulla pagina, scrivete se potete rendervi disponibile. Noi ci teniamo a dirlo, agiamo sempre con la sicurezza massima, con le mascherine, con le tute, a distanza, alla distanza insomma che è prevista dalla legge. Quindi tentiamo di fare tutto nella massima sicurezza. Per far questo, ovviamente, tutti questi dispositivi costano, e quindi vi chiediamo di far girare ancora il crowdfunding. Dopo, insomma, questo ringraziamento che era dovuto, chiedo a Simone di far partire la prima parte, perché lo dividerò in due parti, la prima parte dell'audio molto toccante che ci ha mandato il compagno Giuseppe delle Brigate di Solidarietà Attiva, che, per chi non lo sa, appunto sono delle brigate che si muovono quando ci sono delle emergenze e vanno direttamente sui territori a dare una mano, a organizzare una solidarietà reale, non solo pratica e materiale, ma anche di organizzazione, di ricreazione di un tessuto sociale. E ci ha mandato questo audio, una prima parte che descrive appunto cosa è la situazione adesso di Bergamo, quale scenario, insomma, si trovano avanti i cittadini e le cittadine che vivono in questo momento a Bergamo, e una seconda parte che affronta il problema del lavoro, di cui parleremo con Enrico. Quindi vai Simone, manda quest'audio e insomma ascoltate con attenzione. Bergamo stamattina si è alzata con un'immagine straziante che credo ci rimarrà impressa nella mente per sempre. Una lunghissima fila di mezzi dell'esercito che attraversano di notte le strade,
portandosi via le salme di decine di bergamaschi che non trovano più accoglienza nel cimitero monumentale cittadino. È Presente. un'immagine straziante, così come sono strazianti i numeri. 400 vittime in una settimana, a fronte dei 23 decessi dell'anno scorso nello stesso arco temporale, a cui vanno aggiunti poi le vittime nella provincia di Bergamo, quelli di Brescia e di Cremona che stanno vivendo come noi questa assurda situazione, del resto della Lombardia e naturalmente del resto d'Italia. Le nostre giornate passano come tutti all'interno della quarantena e dell'isolamento. Sono giornate lunghissime, silenziose, e il silenzio è interrotto dalle sirene delle ambulanze che scorrono giorno e notte per le strade. È interrotto dai carri funebri dei funerali e dalle campane che suonano a morto in continuazione in ogni paese. È interrotto anche dalle chiamate che ci facciamo, chiamate, videochiamate, messaggi che sono in questo momento l'unica forma di comunicazione e l'unico strumento che abbiamo per elaborare e condividere questo enorme lutto. Un lutto collettivo che però ha bisogno per essere elaborato di contatto fisico, ha bisogno di sguardi, di abbracci, di strette di mano e in questo momento quindi è impossibile. E tutto questo aumenta la drammaticità della situazione. Dicevo appunto che le giornate passano nel silenzio dell'isolamento, della quarantena, però c'è qualcuno che questo, tra virgolette, privilegio non ce l'ha. Se apri Facebook in questi giorni e guardi i profili di moltissimi bergamaschi, o semplicemente se parli con gli amici e con i parenti, sta emergendo sempre di più una parola che credevamo remota e credevamo estremamente distante dalle nostre vite, dalla nostra città. E la parola è la parola guerra, quella che descrive al meglio quello che stiamo vivendo. Una guerra appunto quella che descrive il compagno all'interno dell'audio. E per questo, insomma, chiedo a Simone se possiamo metterci in collegamento con Roberta Maltempi. Ciao Roberta. Mi senti? Io non ti sento. No. Ora ti sento, ora ti sento. Ok. Ok. Perfetto. Proprio stasera ho problemi alla connessione, quindi. Allora, Ciao. non esordiamo col come stai, come ci siamo detti prima al telefono, non è proprio una frase da dire in questo momento. E niente, ti lascio insomma senza una domanda, ma incomincia a descriverci la situazione attuale che si sta vivendo a Bergamo. Sì, no, è anche bello, devo dire, parlare, nel senso che, come ti ho già detto quando ci siamo sentiti, la sensazione più forte che c'era in questi giorni, che poi ha messo un po' in luce il post della compagna Federica, è un po' la sensazione che non si stia capendo quello che ci sta succedendo intorno, che non si è capito bene fino in fondo cosa stia succedendo, e aver iniziato a sentire anche i compagni che iniziano a capire, che iniziano a darci voce, che inizia questa serata, questa diretta che state facendo, per me già è una forma di mutualismo in questo momento. Tra l'altro è difficile farne in questo momento, quindi questa qua per me è importantissima. Non è facile per me fare questa diretta stasera, perché di ora in ora è una situazione proprio straziante. Abbiamo persone che perdiamo,
Io credo che anche le immagini di ieri sera, di queste, ci sono delle immagini molto simboliche che a volte fanno scattare qualcosa. Penso che queste immagini di questi camion dell'esercito che sono passati, credo che abbiano fatto capire forse anche un po' di più, la drammaticità e la portata di quello che sta succedendo. Quindi, insomma, anche se per me è difficile stasera fare questa diretta, è importante proprio per quello. E poi è un po' importante perché, come ti dicevo, l'altra cosa che appare sempre anche lì nel post di Federica, della compagna Federica di oggi, è proprio anche la necessità di fare controinformazione. Non è facile perché naturalmente, come me, io come faccio a pensare a essere una diretta stasera, giusto? È il momento del lutto, il momento in cui stiamo soffrendo tutti. Però allo stesso tempo, quando apriamo gli occhi e vediamo tutto quello che questo coronavirus sta tirando fuori di tutto ciò che c'era nel nostro sistema, anche qui al nord, e salta fuori tutto, allora salta fuori anche la rabbia, oltre che al lutto, oltre che alla tristezza, la rabbia di tutto quello che, e anche del quasi del perché sta succedendo tutto questo, che è questo maledetto sistema che non si deve fermare. Io non lo dimenticherò mai, cioè io voglio soffrire in questo momento, ma non lo voglio dimenticare, voglio che non lo dimentichino gli altri. Perché voglio che si ricordi che c'era un Bergamo non si ferma, un video che girava per tutta Bergamo, Bergamo non si ferma. E poi adesso Alzano non si è fermata, Nembro non si è fermata, uno non ci si fermano. E io ho una paura da madre anche, perché prima si diceva gli anziani, adesso sono i quarantenni. Chi sono quei quarantenni? Quei quarantenni sono quei lavoratori che non si stanno fermando, sono da dove arrivano questi quarantenni? Siamo tutti chiusi nelle case. E c'è questo spostamento anche dell'attenzione sulla caccia all'untore che è fatta proprio per dire, sembra, è l'untore quello che passeggia per strada, i cretini ci sono sempre, ma non è quello che passeggia per strada o che va all'Oasi Verde a fare una corsa senza incontrare nessuno, non stanno fermando il sistema, non stanno fermando niente. E poi io tremo quando penso a voi al sud, alla situazione sanitaria che vivete e noi in Lombardia è al collasso tutto. Io faccio fatica a dormire, io sono in stanza adesso, faccio fatica a dormire la notte perché vivo sull'ospedale di Seriate, sul retro dell'ospedale di Seriate, che è uno dei due o tre ospedali che sta raccogliendo tutta la situazione insieme all'ospedale di Bergamo. In una notte hanno proprio costruito una tensostruttura per degli impianti nuovi della camera intensiva, però in realtà è tutto, non basta per niente. Le persone stanno autocurandosi in casa. Mio papà sta autocurandosi in casa. I medici di base parlano dal telefono, ti spiegano quotidianamente dal telefono e sono tantissimi ormai malati. Non hanno le misure di sicurezza, i medici non hanno le misure di sicurezza, gli infermieri. Questa è la rabbia che vorrei che si conservasse per dopo. Ma infatti quello che ci siamo detti anche al telefono, ma quello che stiamo dicendo da giorni è proprio questo, che questo coronavirus ovviamente sta scoperchiando il vaso di Pandora di tutte le contraddizioni che da tempo, insomma, molti di noi evidenziavano di questo sistema e di questa società in generale, e lo sta evidenziando ovviamente in maniera molto forte. Il primo tema Esatto. che vorrei affrontare con te è questo della sanità, nel senso che ovviamente la sanità pubblica, in Italia in generale è stata tagliata e massacrata, come sappiamo, le assunzioni, anche i fondi che sono stati dati alla sanità sono stati costantemente tagliati. La retorica di una sanità privata migliore rispetto al pubblico, perché il pubblico è fannullone, perché il pubblico non funziona già di per sé, è una retorica che si è sentita da anni nel nostro paese, soprattutto anche in quelle regioni del nord in cui la sanità privata marcia ancora di più, e vediamo oggi invece che il sistema crescia proprio sulla questione della sanità, quando da tempo si chiedeva appunto dell'assunzione di nuovi medici, quando da tempo si chiedeva una maggiorazione appunto dei fondi destinati alla sanità. E io penso che qua in Campania lo stiamo vedendo col signor Vincenzo De Luca, insomma, che ogni giorno oggi si fa sceriffo e portatore, insomma, della legge che in questo momento vige qua in Campania, quando lui è stato il primo a aver tagliato ferocemente i fondi qua in Campania e chiuso numerosi ospedali.
Ricordo la lotta che abbiamo fatto qua a Napoli, l'ospedale San Gennaro, il Pellegrini di Napoli, la questione dello spostamento del reparto di cardiologia a Salerno da Napoli, che è stata una cosa, insomma, che abbiamo visto e abbiamo protestato in maniera molto forte. Tutto questo per dire che in questo momento, anche su questo tema, comunque si sta cercando di mangiare. Vorrei, insomma, Esatto. sapere cosa ne pensi sulla No. questione dell'ospedale che sta facendo a Milano, sulla questione dell'elezione di Bertolaso in quanto nuovo commissario per questa costruzione. Beh, allora ragazzi, Bertolaso, abbiamo visto, no, le terrazze delle case di Bertolaso, no? Ecco, ragazzi, la mia paura è quella. La mia paura è che io so chi mi governa in Regione Lombardia. Io so chi è stato Formigoni, so chi sono questi e noi siamo nelle mani in una situazione di emergenza, di sicurezza a queste persone che alla pari di Berlusconi, che ci offre tanto i suoi soldi, hanno svenduto in questi anni la sanità lombarda. Sono le persone che naturalmente portano in palmo di mano l'autonomia differenziata, no, della sanità. Sono quelli che ci hanno privato in questi anni sempre di più di tutti questi nostri diritti. E in Lombardia non da meno rispetto in altri posti. Anzi, viviamo di rendita alla fine Lombardia. La situazione adesso lo dice, la situazione è che non abbiamo posti letto, perché la drammaticità alla fine è questa, non è soltanto con un'influenza forte, ma è che le persone devono rimanere a casa perché questa è la situazione sanitaria dopo la svendita anche nella regione Lombardia della Lega e di Formigoni. Sono 20 anni che siamo governati da loro, questa è la situazione sanitaria. Io cammino per le strade vuote con ancora i manifesti della Lega, c'è ancora il faccione di Salvini in cui viene esaltata la sanità lombarda, cioè ancora adesso, nell'ultimo mese, la propaganda era tutta sulla sanità lombarda, quindi io cammino per Seriate, per Bergamo, per i miei paesi ancora con il faccione di questo. Questa è la situazione, è questo che deve capire le persone. Io ho amici, medici, infermieri, ma c'è il blocco delle assunzioni da anni, ce ne sono tantissimi di medici e di infermieri. Siamo tutti in questa situazione di avere però il blocco delle assunzioni. E così adesso l'ospedale da campo, che dovrebbe essere costruito a 200 metri da noi, e costruito dagli alpini della protezione civile, è stato fermato ed sarebbe stato l'unico primo intervento che sarebbe arrivato a Bergamo, è stato fermato perché non ci sono i medici e gli infermieri da mettere all'interno di questo ospedale da campo. Quindi è questo che bisogna ricordare, quello che hanno fatto prima e ricordarcelo dopo. Esatto, e poi io in realtà poi volevo anche giusto far commentare veloce questa notizia, che non so se l'hai letta, che è uscita questa notizia su Repubblica: coronavirus, mezzo milione di tamponi da un'azienda di Brescia agli Stati Uniti. Non Ora, l'avevo ancora. sì, nel senso che sono stati prodotti proprio questi tamponi nell'area del focolaio dell'epidemia e invece sono stati poi venduti mezzo milione agli Stati Uniti. Questo per far capire anche i rapporti in un certo senso delle politica estera che permangono in questo momento sempre gli stessi e sempre ineguali. Ricordiamo che appunto gli Stati Uniti, invece di inviare aiuti e casomai inviare fondi, inviare medici, hanno inviato soldati per la questione della NATO Defend 2020 e invece insomma abbiamo visto come numerosi popoli stanno tentando di contribuire, come il popolo cubano e il popolo venezuelano, stessi medici cinesi che sono venuti qua a parlare di questa cosa. Ora parleremo nello specifico appunto della sanità e del modello della sanità cubana e della questione insomma sudamericana e venezuelana domani con Giuliano, con un collegamento ad hoc su questo. Però appunto ci dicevamo, si è scoperchiato il vaso di Pandora sulle Ma su questioni tante cose. sanitarie, si è scoperchiato sulle questioni, per esempio, come ci dicevamo prima, anche di relazioni sociali, di vicinanza di un pubblico vicino al cittadino. Noi stiamo vedendo che se in questo momento ovviamente
serve l'aiuto anche di numerose associazioni e comitati come noi che danno una mano sulle questioni dei pacchi spesa e della grandissima povertà in cui versano le persone, della grandissima precarietà in cui le persone stanno, che ovviamente avendo perso un contratto a tempo determinato, avendo perso un contratto a progetto, lavorando a nero, non sanno più se fra un mese, 2 mesi, 3 mesi torneranno a lavorare e quindi adesso non sanno come comprarsi il cibo. Questo va anche a indicare non solo una situazione di povertà estrema presente nel nostro paese che adesso si sta scoperchiando, ma anche di una mancanza totale di quell'anche welfare social-democratico, come lo vogliamo chiamare, che nemmeno quello c'è più stato e anche quello è stato in un certo senso completamente distrutto da questo punto di vista. E, guarda, siccome stai facendo veramente quando introduci il tutto un quadro politico della situazione perfetto, io cerco ancora una volta, visto che mi chiamate, sono a Bergamo, di calarlo in Bergamo. Io ti raccontavo come oggi ho telefonato alle persone che conosco delle case popolari e mi si è spalancata una realtà ancora nuova rispetto a quello che sta succedendo in questa crisi del coronavirus. Per cui mi dicevano le persone lì già lavorano tutte in nero, fanno tutte lavoretti, però con quello cercano di mantenersi. È finita, sono passate 3 settimane, non hanno più un soldo e quindi c'è tutta un'attivazione di solidarietà, ma tra le persone e tra i privati, perché manca ancora un intervento reale. Mi si parlava di assistenti sociali che telefonavano alle famiglie per sapere il numero del telefono del ragazzo per riuscire a pagargli l'hotspot mobile del telefono per seguire a didattica le lezioni. Cioè già questa cosa e questa crisi sta dividendo le classi sociali, Mi dividendo raccontavi tra che chi prima appunto può chi, avere un mi conto. raccontavi che prima chi non ha una connessione wifi o chi non se la può permettere non sta più seguendo le tue lezioni, tu fai l'insegnante, non sta più seguendo le tue lezioni. Esatto, è drammatico perché il diritto allo studio è già saltato e salta in particolare a queste persone, a questi ragazzi. Chi non ha la rete wifi, chi non ha il cellulare, c'è un meccanismo anche lì di attivazione di solidarietà dello stesso, dei professori, dei maestri, c'è tutto un meccanismo di messa in atto di un di più che va benissimo, però come ti dicevo anche la situazione della precarietà lavorativa del tutto il mondo della scuola sta venendo a galla. Quanti Certo. hanno contratti precari tali per cui non si sa se poi le ore della didattica online verranno pagate? La pagheremo noi, cioè questa è la cosa, la si vede già nel territorio in questi giorni, nel concreto, con le persone che non mangiano più, che non pagano più gli affitti, che non riescono più a seguire la scuola. La stanno già pagando gli ultimi, la stiamo già pagando noi, lo si Sì, e vede. tra l'altro poi e per concludere, insomma, l'ultimo punto, poi delle questioni lavorative, casomai ne parliamo un po' più a lungo con Enrico, però gli aiuti di questo Cura Italia in realtà non curano niente. Non so cosa ne pensi tu di questa cosa. Non assolutamente, non è tutto inefficace, l'ennesima cosa, no, è tutto propaganda e qua le persone spero che si arrabbino davvero, che vedano pian pianino tutte queste cose. Il Cura Italia è Esatto. veramente, Va bene. è molto. Sono molto emozionata, Dai, però, sono vabbè, proprio noi ti preoccupata. abbiamo tenuto anche se per te è stato difficile, insomma, fare un collegamento con voi perché, lo dicevo prima nell'introduzione, noi in questo momento ovviamente ci sentiamo inutili, ci sentiamo bloccati con le mani legate e per noi dare voce, insomma, a voi, ai vostri territori vuol dire anche raccontare cose che insomma molto spesso non vengono raccontate e soprattutto farvi sentire il nostro abbraccio, che questa è la cosa fondamentale, insomma. Quindi Grazie. grazie, grazie mille, davvero. Grazie, 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 Un grazie. abbraccio, ci sentiamo in questi giorni. Resistete, ciao. Allora, chiedo a Simone di mandare la seconda parte dell'audio di Giuseppe, che ci appunto ci introduce al tema successivo. Possibile. Bergamo, mola mia. È una guerra e questa parola ha iniziato a circolare non solo.
Allora, ora abbiamo, penso si sia sentito l'audio, se non si è sentito comunque lo facciamo andare alla fine, insomma, come l'altra volta del servizio. Diamo sempre, insomma, un grande applauso ai tecnici che ci supportano in questo difficile collegamento di tutta Italia, di tutto il mondo, con diverse slide, cose, insomma, li ringraziamo sempre Simone e Diego. E chiedo a Simone di collegarci con Enrico, sempre da Bergamo. E così affrontiamo nello specifico, insomma, le questioni, la questione, insomma, fondamentale per noi, che è la questione appunto del mondo del lavoro, della questione principale, che la produzione in tutto lo scenario, insomma, che noi abbiamo raccontato fino ad adesso non si è fermata, e quindi vogliamo appunto avere una voce diretta da chi in questo momento sta vivendo appunto come lavoratore questa situazione a Bergamo. Non so se Enrico mi sente. Sì, ti sento. Ti senti? Aspetta. Io ti sento. Enrico? Sentite? Allora, volevo collegarmi con Enrico, appunto da Bergamo. Io non lo sento in questo momento. Mi sentite? Io vi sento, mi sentite adesso? Scusate un attimo, un problema tecnico. Ora, contattiamo un attimo. Comunque, la questione era appunto sentire dalla stessa voce appunto dei lavoratori, di chi sta lavorando in questo momento sul luogo di lavoro a Bergamo, qual è la situazione e soprattutto la questione principale: perché si sta continuando a lavorare? Si sta continuando a lavorare? Sì, allora, principalmente per il 99% delle aziende di Bergamo, del manifatturiero, la fabbrica, le aziende, grande distribuzione, si sta lavorando. Ci sono stati dei casi singoli in cui si è chiusa l'azienda, la fabbrica, parliamo ad esempio della SAM di Treviglio, che è una delle aziende più grandi della Bergamasca. Venerdì scorso hanno chiuso, in teoria domani dovrebbero riaprire, non sappiamo come si evolverà la situazione. E hanno chiuso alcune aziende della logistica, la DHL e alcune altre aziende, su pressione ovviamente del sindacalismo di base, che ha proclamato lo sciopero generale, ma è stato da citazione nazionale. E attualmente la Tenaris di Dalmine, Non che è sto un'altra, sentendo si niente. sente? Che è una delle aziende più grandi della Bergamasca, storiche, ha ufficialmente chiuso, ma nei fatti ha lanciato una sorta di campagna, tra l'altro a cui hanno preso parte anche i sindacati confederali, di volontariato. Ci sono un po' di lavoratori che andranno a lavorare su volontà personale. Queste sono più o meno i casi in cui le aziende hanno chiuso la produzione. Per il resto, tolti i piccoli esercenti, le piccole attività commerciali, le limitazioni che hanno i locali, i bar, eccetera, non ci sono chiusure di aziende che possano in qualche modo invertire la diffusione di qualche contagio. Ma abbiamo visto in questi giorni una notizia che sembra che faccia scalpore, cioè il 40% delle persone della Lombardia e del Milanese si spostano, e non ci siamo interrogati se queste persone che si spostano, soprattutto quando abbiamo visto le foto delle persone che in metropolitana di Macina si muovono, si spostano perché vanno a lavorare o si spostano andare a passare la corsetta nel parco. Quindi è evidente che nella Lombardia, in una regione che ospita circa 10 milioni di persone e che è un po' il motore trainante a livello produttivo, industriale, anche dei servizi, in una certa misura del paese, non ci sia un problema riguardo alle attività lavorative. È chiaro che l'intervento di Confindustria sul governo centrale e anche sulle regioni a scalare abbia imposto il mantenimento delle attività, soprattutto produttive del settore. Io posso fare un mio esempio, nel senso che io sono un lavoratore della grande distribuzione, sono un operaio,
facciamo un lavoro di merda, un lavoro manuale di bassa, di zero qualifica fondamentalmente, e il nostro settore, per dire, non è stato minimamente attenzionato in quanto un settore primario per la vendita di beni di prima necessità dal governo. Posso parlare per la mia esperienza della mia azienda, ma anche delle aziende del settore, attraverso testimonianze dirette, attraverso contatti con le varie RSU del territorio, quelle che ci sono all'interno di un settore che è completamente desindacalizzato. Fondamentalmente, non solo Confindustria, ma anche Federdistribuzione, Commercio, sostanzialmente tutte le associazioni patronali non vogliono né fermare la produzione né limitare orari di apertura e giorni di apertura. C'è in corso due chiare tendenze: da una parte si vuole cercare di contenere un'emergenza sanitaria, e dall'altra ci sono associazioni padronali che vogliono spingere per la produzione. Nello specifico a Bergamo la situazione è tragica, perché come sapete, come ha chiarito molto bene Giuseppe, l'intervento qua di Roberta, il problema di Bergamo attualmente, e speriamo che non succeda, ma potrebbe svilupparsi in tutta Italia, che gli ospedali sono al collasso. Di conseguenza, il problema non è solo strettamente legato al coronavirus, dato il problema è che per qualsiasi emergenza sanitaria le persone non hanno accesso a terapie intensive e a un posto letto. Di conseguenza, continuare a mantenere questi livelli produttivi in tutta la regione, fondamentalmente, non solo a Bergamo, potrebbe comportare anche delle conseguenze che potrebbero essere veramente devastanti in termini anche di vite umane. Io parlo, ripeto, della mia esperienza, e nel nostro settore, che non è attenzionato, è considerato un settore primario, non c'è alcun tipo di tutela. Noi lavoriamo fondamentalmente senza dispositivi di protezione, nel senso che o non li abbiamo perché non sono più reperibili, oppure quelli che abbiamo ricevuto una settimana, 10 giorni, 2 settimane fa, li teniamo da 2 settimane, 10 giorni, 1 settimana. Quindi sono fondamentalmente inutili, e mascherine. Non c'è un vero e proprio controllo degli accessi, si è detto che bisognava calmierare gli ingressi in attività commerciali, e questo non avviene, o avviene sporadicamente, sono sempre i lavoratori o le RSU, quelle un po' più combattive, dove sono presenti nel settore, che intervengono in quella direzione, cercando di bloccare gli accessi continui che ci sono nei cosiddetti supermercati, nella grande distribuzione. E ci troviamo in una situazione in cui, almeno parlo del mio punto di vendita, del nostro settore, almeno la metà dei lavoratori si sono messi in malattia, chi preventivamente perché accusa vaghi sintomi, chi perché è in quarantena per coronavirus. Quindi i reparti sono al collasso. La gente lavora con gli stessi ritmi di prima, anzi più intensificati perché mancano colleghi, mancano lavoratori. E fino ad ora il governo non ha preso delle misure, né le regioni hanno preso delle misure per riuscire comunque a contenere anche l'attività lavorativa nel settore commerciale, della distribuzione dell'energia. Di conseguenza le aziende non si adattano, perché questo è un dato di fatto. Noi dobbiamo mettere in chiaro e capire che se non sono i lavoratori, se non sono i sindacati che si mobilitano, a meno che l'intervento non arrivi da parte del governo con misure drastiche che limitano gli accessi, che limitano i giorni e gli orari di apertura, le aziende non faranno assolutamente nulla per contenerli. E ci troviamo quindi nella situazione in cui i lavoratori pochi rimasti corrono a 200 all'ora, continua a essere imposta la produttività, devono essere riempiti gli scaffali, devono essere scaricati camion su camion, e gran parte delle persone sono a carico di malattie. Non ci sono dispositivi di protezione individuale, tutti i lavoratori in appalto, pulizie, la sicurezza, eccetera, sono trattati anche peggio che noi. Abbiamo lavorato, ad esempio, per settimane con delle persone, per un paio di settimane con persone della sicurezza, delle pulizie, che manco avevano la mascherina, nonostante fossero arrivate in prima battuta delle mascherine, siccome dovevano essere date a noi lavoratori dell'azienda, a loro non spettavano. La situazione a Nord Italia, cioè soprattutto nella provincia di Bergamo, dal punto di vista lavorativo, la vedo molto difficile. E da questo punto di vista devo dire che i sindacati confederali, dove sono presenti, perché molte aziende non sono nemmeno presenti, non riescono a imporre sui tavoli di trattativa tra con le aziende, le associazioni patronali, con la regione e il governo, non riescono a imporre delle condizioni sanitarie
per i lavoratori al limite della decenza. Abbiamo visto appunto un'enorme mobilitazione spontanea da parte dei lavoratori di alcune aziende, l'FCA, tutta la parte delle logistiche che sono stati da una parte spontanea e dall'altra sostenuti giustamente dal sindacalismo di base combattivo. Una serie di RSU, dei confederali, soprattutto da CGIL, che sono riusciti a imporre le partecipazioni in singole aziende, in singoli punti vendita, a supportare le necessità dei lavoratori nell'azienda specifica. Qua purtroppo non riusciamo a ottenere nemmeno un tavolo di trattativa in cui riusciamo a sederci con la controparte per imporre perlomeno il rispetto delle norme sanitarie. La cosa assurda per me, che lavoro in un settore in cui sono a contatto ogni giorno con centinaia, se non migliaia di clienti, perché quel lavoro di tratta è uno dei punti vendita più grandi in Italia, non riusciamo nemmeno a avere un tavolo di interlocuzione con la direzione, con l'azienda, per cercare di limitare veramente orari e giorni di apertura e i ritmi di lavoro. Questa cosa è assurda perché noi siamo a Bergamo, non siamo in un paese di... siamo nell'epicentro dell'epidemia. Se nell'epicentro dell'epidemia Federdistribuzione come Confindustria non riescono a imporre delle limitazioni nel lavoro e a imporre comunque delle misure sanitarie che rispettino i lavoratori, ma di conseguenza anche quelli che chiamano clienti, che non esistono, comunque la cittadinanza tutta, allora significa che è chiaro che a controparte non viene un cazzo dei diritti e della salute né dei lavoratori né dei cittadini comuni. Perché se io so che nel mio territorio tutti gli ospedali sono al collasso, per qualsiasi evenienza, che sia coronavirus, che sia un infortunio sul lavoro, che sia che ho un infarto, io non posso essere ricoverato. E questa situazione è drammatica e ha messo a nudo quelle che sono le volontà della controparte padronale. Quindi non frega niente della salute, né tanto della vita dei lavoratori. No, la questione insomma che pone, ora scusa se intervengo un po' di ritardo, ma c'è un po' di delay appunto fra la nostra diretta e la tua, però la questione che poni è fondamentale, insomma il racconto che fai è fondamentale, in un luogo appunto come Bergamo che abbiamo raccontato, ha visto nell'ultima settimana più di 400 morti e ha visto appunto proprio ieri il collasso anche della capacità del sistema anche di gestire i funerali, di gestire questa situazione. Io prima insomma ho fatto un collegamento con un'altra compagna sempre che si chiama sempre Roberta che lavora appunto per un'azienda di pompe funebri e diceva che quest'anno, in questa settimana loro hanno avuto di solito gestiscono una quantità tipo di 23-24 funerali ne hanno dovute gestire una quantità come 400-500 solo in una settimana. Questa questione appunto fa capire la gravità della situazione, della pandemia in atto a Bergamo, però la produzione non si ferma. Però, come si diceva nell'audio, appunto la carne da macello deve essere mandata a lavorare, però comunque dobbiamo essere sempre noi quelli che vengono in un certo senso messi in secondo piano e poverini possono andare pure a lavorare nonostante ci sia la pandemia in atto. E nonostante in un certo senso in questo momento l'unica cosa da fare sarebbe chiudere qualsiasi tipo di produzione e le produzioni necessarie gli dovrebbero essere appunto garantito almeno i minimi insomma dispositivi di sicurezza, questo non viene fatto. Noi col telefono rosso stiamo tentando di fare proprio questo, cioè stiamo tentando di raccogliere tutte queste storie e cercare di collegarle fra di loro, cercare di collegarle con le vertenze del territorio, ovviamente nella difficoltà di questo momento, e una storia che, insomma, di cui manderemo domani il comunicato stampa e che scriveremo anche sulla pagina, che ci è arrivata oggi, è quella della cartiera vicino a Macerata, di una cartiera vicino a Macerata, in cui addirittura si continua a lavorare all'interno, senza inutile, insomma, che ve lo dico, senza alcun dispositivo di sicurezza, avendo all'interno 5 casi positivi di coronavirus e avendo da questo punto di vista anche molte persone che hanno dei sintomi o che comunque presentano dei sintomi. Questa è proprio la barbarie
perché vengono prima i soldi, viene prima continuare la produzione piuttosto che in un certo senso guardare alle vite umane. Le vite umane devono essere selezionate fra vite di serie A e vite di serie B. Da questo punto di vista, e poi insomma ti lascio rispondere a queste piccole riflessioni che ho fatto, vorrei che Simone insomma facesse vedere quella grafica che abbiamo trovato oggi, che mette a confronto la zona, insomma, le zone d'Italia in cui ci sono la maggior parte di virus, che è quello appunto con la cartina in bianco e nero e i pallini rossi, e sulla sinistra invece ci sono i luoghi dove appunto ci sono i maggiori luoghi di produzione d'Italia. Ora, non è a caso che le due cartine combacino ed è incredibile. Cioè, nei luoghi in cui c'è maggiore produzione in questo momento in Italia, sono i luoghi in cui c'è maggiore contagio. E questo vuol dire appunto che i luoghi di produzione, i luoghi di lavoro sono i luoghi in cui ovviamente si scambia maggiormente la vicinanza fra le persone, c'è maggior rischio di contagio e che quindi, come diciamo noi, e come dicono anche molte parti sociali, molti sindacati, soprattutto di base in questo momento, e non parliamo insomma dei confederali che hanno fatto quell'accordo con Confindustria e il governo, la produzione va fermata, soprattutto quella non di beni essenziali, soprattutto perché sono i luoghi principali del contagio. Ora, da questo punto di vista, noi dobbiamo soltanto riuscire a collegare queste cose e a muoverci, però raccontaci, insomma, prima mi raccontavi che sul territorio questa cosa viene sentita e soprattutto ci sono stati vari scioperi. Quali sono state le mobilitazioni sul territorio o in generale in Lombardia e come, insomma, quali sono state le rivendicazioni principali di questi scioperi? Sì, ti posso parlare nello specifico di Bergamo. La SAM di Treviglio è la roccaforte storica del sindacato. Un'altra cosa, l'area alternativa della CGIL, si ringrazia tutti gli operai di Emiliana, come rappresentante sindacale, per essere riuscita a trovare una situazione perlomeno per ora di stallo e di chiusura dell'attività. Abbiamo parlato di alcune aziende della logistica, sentite qua a Bergamo, la Sicovas, che sono riuscite a sfondare anche dello sciopero della vegetazione nazionale, a bloccare la distribuzione di merci, e della Tenaris di Dagine, in cui i compagni della CUP sono riusciti in prima battuta a ottenere il blocco per alcuni giorni dell'acciaieria, una delle parti principali, e ad oggi è ufficialmente chiusa tramite accordi tra confederali e azienda, ma nei fatti l'accordo prevede un lavoro volontario, per cui i lavoratori che non vogliono aderire allo sciopero e alla chiusura dell'azienda continuano a recarsi al posto di lavoro. Queste, grosso modo, sono Bergamasco, le principali mobilitazioni che sono state fatte da operai e da sindacati di base o aree di acquisizione interne confederali. E per quanto riguarda in generale Lombardia, come sempre, dobbiamo ringraziare i sindacati di base, Sicovas, USB, tutti i sindacati comunque si sono adoperati per mobilitare i lavoratori, soprattutto all'interno del settore logistico. L'asse Piacenza Bologna a Milano, che è l'asse principale di distribuzione delle merci, logistico e dei trasporti, ha subito un contraccolpo grazie alle mobilitazioni del Sicovas. USB abbiamo visto in tutta Italia, insieme a Sicovas, l'FCA di Pomigliano, è riuscita a bloccare la produzione. Insomma, in Lombardia ci tocca ammettere che da una parte c'è un'agitazione generale di lavoratori, ma la mancanza di corpi intermedi, soprattutto quando ci sono i mezzi confederali che non fanno altro che dilatare le tempistiche in questa emergenza. Perché va ricordato che in questa situazione i tempi contano molto, cioè non possiamo continuare ad aprire tavoli di contrattazione con la controparte, passano i giorni, passano le settimane, la situazione è emergenziale ora. Non è che si può aspettare una seduta, parlando di un rinnovo di contratto, che per quanto possa fare scrivere le condizioni a cui si è sottoposti, poi temporeggiare un mese, poi riaprire il tavolo il mese dopo, cioè quale decisione vanno prese subito. E i confederali, con la loro potenza di fuoco, in termini di risorse, di strutture, di delegati, eccetera, dovrebbero chiamare perlomeno un'agitazione generale. L'hanno fatto in alcune aziende,
hanno provato a chiamarlo adesso, al netto di misure governative che sono state varate, al netto di una legislazione spontanea degli operai da una parte e supportata dai sindacati di base dall'altra, ma non è chiaramente sufficiente. Io posso riportare anche tante testimonianze dei lavoratori oggi, come si lavora a Bergamo. Io ho colleghi che stanno a casa perché hanno il padre da seguire, hanno la 104, hanno familiari, parenti, più disabili da seguire, e hanno paura che possano essere contaminati, hanno paura di essere portatori sani, e chi lo sa cosa succede all'interno della nostra famiglia. Ho un collega che ha un bambino di 5-6 anni, asmatico, con 4-5 interventi alle spalle per problemi respiratori, che viene al lavoro e vive in casa in una stanza isolata dai figli, perché chissà se sono portatore sano e magari me ne sto tranquillo nel mio angolo, perché metà del reparto è malattia, di cui 2-3 in quarantena. Cioè c'è una condizione di paranoia generalizzata che chiaramente è giustificata anche dalle condizioni oggettive dall'emergenza sanitaria in corso. E in questa situazione la spinta propulsiva più forte l'hanno data gli operai stessi, auto-organizzandosi da una parte, i sindacati di base. Quindi io vorrei fare, perlomeno, se qualcuno sta ascoltando in questo momento, qualche sindacato funzionario collegato, la CGIL perlomeno, bisogna chiamare veramente uno stato di agitazione generale, bisogna attenzionare le categorie più deboli e quei settori che solitamente non sono sindacalizzati, parlo di settore, ma penso ancora, penso ai badanti, che sono esclusi dal decreto, perché ne è una. Penso a tutti i lavoratori precari, che in questa situazione, non solo quando finirà, chissà quando finirà questo stato emergenziale, probabilmente perderanno il lavoro, ma adesso tanti lavoratori con tempo determinato, con contratti al cazzo, sono costretti anche a stare zitti perché hanno paura di perdere il lavoro. Cioè, non si mettono neanche in malattia quelle persone perché hanno paura di perdere il lavoro. In questa condizione a me serve un sindacato forte, un sindacato combattivo. Non ci servono i tavoli di contrattazione che durano settimane, perché se so pensare quando è stata la prima volta che ci sono seduti a un tavolo con federali, con la regione e con le associazioni padronali, va indietro di almeno 2 settimane, e l'emergenza sanitaria a Bergamo non è scoppiata. L'emergenza sanitaria a Bergamo è un dato di fatto da settimane, da 2 settimane almeno. E questa è una crisi sanitaria molto grave, le persone muoiono. E indipendentemente dal fatto, ci sono un sacco di speculazioni in internet, non solo, riguardo la questione del coronavirus, è un'influenza, non è un'influenza, è uguale o non è uguale. Il dato di fatto oggi a Bergamo è che gli ospedali sono saturi. Le persone, se hai un appendicite domani mattina, non ti ricoverano. Se ti fai male sul lavoro, non ti ricoverano. È una questione di vita o di morte, anche per una cazzata. Quindi la situazione è veramente grave. Io, come tanti miei colleghi, amici, conoscenti, non ho paura tanto per me, soprattutto ho 30 anni, sono giovane, potrei non aver nulla. Io ho paura per i genitori, gli amici, i parenti, anziani, con malattie pregresse, con malattie in corso, che se per caso li vedo, che non lo stiamo facendo perché siamo tutti in quarantena autoimposta, se succede qualcosa, noi rischiamo di ammazzare persone amicare, amici o parenti, perché non ci sono posti per dove ricoverarli. Quindi la questione è molto più grave di quello che sembra, capisco che da fuori chi non la vive, non la percepisce come tale. E questa responsabilità è innanzitutto nelle associazioni padronali, nel mondo del lavoro, di tutte le istituzioni, con commercio, con industria, ma è anche delle nostre rappresentanti politiche che non hanno fatto altro in Lombardia, considerata l'eccellenza sanitaria dell'Italia, che chiudere ospedali pubblici, tagliare sul personale, aprire al convenzionato, al cosiddetto convenzionato al privato e ridurre quello che dovrebbe essere un servizio non solo essenziale ma universale, perché ricordo che la sanità, e questo non è chiaro sempre a tutti, è universale anche se non lavoro. Quindi quando parliamo di fondi privati legati al lavoro, su cui anche i confederali ci mandano, questo è un crimine contro un disoccupato, contro un disabile, è un crimine questo. Ricordiamoci anche di queste persone, e di chi per 20 anni hanno pertanto, come ho detto giustamente prima Roberta, di chi per Ti 20 anni ringrazio Enrico, insomma, perché questa testimonianza è stata davvero importante per far capire che questa questione che stiamo dicendo, insomma, da giorni della necessità forte di fermare la produzione è qualcosa, insomma, che non è banale, ma che va a toccare nel vivo, insomma, le vite umane.
e che in un certo senso va a delineare anche un modello di visione della società che secondo me si sta palesando in maniera abbastanza netta, insomma, in questo momento. E per esempio, insomma, penso alla questione di Boris Johnson, che ha detto chiaramente che non se ne frega niente, insomma, delle 300.000 persone che possono morire per il virus, perché tanto la nazione deve andare avanti, la produzione deve andare avanti, tanto il modello è quello di un mercato che comunque deve continuare, comunque non deve morire, comunque non si può fermare di fronte alla necessità di salvare bene le vite umane. Ovviamente il modello di Trump, il modello di Boris Johnson è quello palese, in un certo senso, che palesizza il neoliberismo e fa vedere quanto è inumano e quanto in un certo senso va contro ogni possibilità di compatibilità con una società che sia equa e giusta, ma dall'altro lato anche qui da noi non si vuole derogare a quelle che sono appunto gli obblighi che il governo ha nei confronti di Confindustria, gli obblighi che il governo ha nei confronti di un certo tipo di economia che non vuole che in questo momento la produzione si fermi, che non vuole che i lavoratori siano a casa. E quindi ci sono cittadini che possono stare nelle proprie case, sono cittadini che stanno nelle proprie case non sapendo se potranno tornare a lavorare una volta che questa emergenza è finita, e ci sono cittadini invece che ogni giorno vanno a lavorare. E questa, secondo me, è una cosa su cui dobbiamo battere in questo momento e su cui, insomma, per il quale dobbiamo anche supportare tutti gli scioperi che, in maniera molto coraggiosa, voglio dire, i lavoratori e le lavoratrici stanno portando avanti in questo momento. Ora, mi scuso, insomma, per il delay e ti sono andato sopra, ma c'è un problema di connessione in questo momento, quindi mi scuso se ti ho tagliato in maniera violenta. No, Però, insomma, per figurati. noi era importante avere la tua testimonianza perché fa vedere, insomma, cosa sta succedendo realmente in questo momento e soprattutto su cosa dobbiamo andare a battere. Ti ringrazio, Enrico. Salutaci anche Grazie Fede, insomma, che sta a lì con voi, che è una migrante dal sud che in questo momento sta a Bergamo e anche lei lavora da remoto nella difficoltà della precarietà. E niente, ti abbraccio, vi abbraccio. voi, E grazie sentiamoci, dell'invito. sentiamoci, teniamoci vicino, insomma. Grazie mille. È una guerra e questa parola ha iniziato a circolare non solo legata alle centinaia di vittime e al lutto che stiamo vivendo, ma anche perché. Ora, se tutto è, insomma, abbiamo finito i vari interventi e rimandiamo l'audio che non è appunto andato prima. In tutta questa situazione dove giustamente la nostra socialità è limitata per impedire appunto la diffusione del contagio, qualcuno ha deciso che qualcun altro debba e possa essere sacrificato in nome del profitto. Migliaia di lavoratori, operai, impiegati, operatori sanitari stanno andando questi giorni, stanno andando lo stesso al lavoro nonostante tutto questo. Stanno andando al lavoro con la consapevolezza e col terrore di potersi ammalare, ma soprattutto di poter contagiare le proprie famiglie. E questo appunto ha rafforzato il termine guerra e la consapevolezza di essere, di vivere in guerra. Una guerra che in questo momento ha due nemici. Da una parte un virus invisibile che può essere combattuto nell'attesa di un vaccino o nell'attesa di una cura, può essere combattuto soltanto dall'isolamento, dalla mancanza di contatto e nonostante tutto lo stiamo facendo
serenamente, anche se non è il termine adatto, ma lo stiamo facendo consapevoli che è l'unica misura necessaria in questo momento. Ma dall'altra invece c'è un altro nemico. Un nemico che appunto ci considera carne da macello, ci considera dei, non dei soggetti, ma degli oggetti sacrificabili in nome del profitto. Ed è un nemico che si chiama padrone, si chiama necessità di accumulare profitto, si chiama capitalismo. E tutti noi stiamo maturando questa consapevolezza ed è drammatico, ed è davvero drammatico. Non è facile, ripeto, parlare di tutto questo. E anche perché prima di parlare all'esterno abbiamo bisogno di elaborare tra di noi, di capire cosa stiamo vivendo e abbiamo bisogno di farlo faccia a faccia. E niente, questo è un po' il quadro desolante della situazione e ci auguriamo che tutto finisca naturalmente più in fretta possibile, ma soprattutto ci auguriamo che delle misure drastiche che impediscano appunto alle fabbriche di profitto di sottrarci risorse, che impediscono appunto la possibilità ai padroni di farci andare al lavoro. E ci auguriamo vivamente tutto questo e non è questo il momento. Ma sicuramente, finito tutto, trarremo appunto le nostre riflessioni, elaboreremo il tutto e augurandoci appunto che finisca il prima possibile. Bergamo, mola mia. Abbiamo finito insomma con l'audio di Giuseppe questa puntata. Ci tenevo insomma, visto che prima non si è sentito, a farvelo risentire tutto. Grazie a tutte e a tutti insomma di aver seguito questa puntata. Un abbraccio forte a tutte le popolazioni del Nord Italia e soprattutto insomma della zona del focolaio. E vi voglio di nuovo ricordare insomma le quattro attività che stiamo portando avanti. Qui stiamo portando avanti, ecco, la grafica mi sta aiutando, l'assistenza telefonica per i lavoratori, il telefono rosso, qui vedete tutti i numeri e gli orari per chiamare, anziani a tutti a casa vi aiutiamo noi, è un servizio che insomma va a aiutare le persone che non possono uscire di casa, non possono fare la spesa, non possono andare a pagare una bolletta, eccetera, eccetera, ci chiamate, veniamo insomma a fare queste cose per voi, sempre rispettando le distanze di sicurezza. Il pacco alimentare, che è il progetto più grande che abbiamo in questo momento, abbiamo già distribuito molti pacchi alimentari arrivando fino a Castel Volturno, continueremo soprattutto nella zona intorno all'OPG e in questi giorni, quindi contattateci insomma, se avete bisogno e soprattutto donate e vi rimetteranno insomma, il link qua sotto al crowdfunding che è andato benissimo e sta andando benissimo e ci aiuterà tantissimo. E ultimissima cosa, il telefono antisciacalli, abbiamo visto che in questo periodo si sono verificate ta tantissime azioni di sciacallaggio, come per esempio i prezzi alzati, come per esempio i prezzi di i beni di prima necessità non disponibili o disponibili davvero a prezzi molto elevati. Contattateci a quel numero, segnalatecelo, così se possiamo raccontare le storie possiamo anche combatterle. Vi ringrazio, un abbraccio a tutte e tutti e resistiamo ancora, Wayuu. Ci vediamo domani con la puntata dal Venezuela e da Cuba. Un abbraccio.